Ciao Pat, ma comunque c'è un'esclusiva importante, ragazzi, da Got No! Insider. Ultimo, vado subito, Ah, Jay subito Pata che esco. oggi ha fatto Vediamo se mi uscire. hanno rubato, Oggi ma esce il. perché? No, quando esce? Oggi è in Ah, preordine. esce a giovedì, tra giovedì e venerdì a mezzanotte, quindi giovedì sera a mezzanotte. Ci vuoi raccontare qualcosa? Questo è il secondo. Ah, il terzo? Terzo singolo? Si intitola Adriano, è un pezzo interessante, secondo me interessante, perché non è il solito genere, abbastanza, cioè un pezzo per quanto possa sembrare, cioè non sembra così, è riflessivo come pezzo. Cioè, Questa parla cosa. del trauma di essere diventato Geiano? No, no, parla, cioè ti dico il ritornello fa: faccio tutto per scherzo, ma canzone dell'anno. La gente chiama J-Pata, alcuni fanno J-Ano, però non è male. Però a me Beh, l'ha sentito, l'ha sentito. Io ricordo quando ho sentito. Andiamo a comandare la prima volta, ha detto che faceva cagare, poi è diventato andiamo a comandare. Quindi. Volevo comprare una cosa su Amazon, una felpa, no? Ma non c'era in quell'italiano. Come ho fatto a comprarla? Con NordVPN. Mi sono collegato, ho fatto finta di non essere in Italia e tac, sul sito tedesco è disponibile il merchandising di Twitch. Signori, anche per questo mese abbiamo una partnership con NordVPN. Il link ovviamente lo trovate in descrizione. Utilizzando questo link avete lo sconto del 70% più 4 mesi gratis e per i primi 30 giorni soddisfatti o rimborsati. Cioè lo fate, se non vi trovate bene potete ovviamente richiedere indietro l'abbonamento. Cos'è una VPN? Lo sappiamo tutti, ma oltre ai regali di Natale, che posso fare? Le vacanze, vi faccio un esempio, ci sono dei posti, soprattutto all'estero, che su siti stranieri hanno delle facilities che se ci colleghiamo dall'Italia non possiamo avere, perché magari ci sono degli sconti particolari che invece in Italia non hai. Per non parlare dell'intrattenimento, in Italia i film escono in un certo periodo, però se noi facciamo finta tramite la VPN di essere all'estero, che ne so, negli Stati Uniti probabilmente ci saranno dei film natalizi che in Italia non trovi ancora e che grazie a una VPN te le puoi ciucciare. Usate il nostro link per avere lo sconto e poi ne riparliamo. Io. Ah, è carina, è carina. Cosa è successo? Ambitale svincolato per gennaio. E non giocherà Chi è nella Sandra? retta. Però andrà in un'altra squadra. Ci sta in quale squadra? Sì. Chi lo sa, lo vedremo. Da noi sicuro non viene. Perché? Perché. Ti sta sul cazzo? No, ma figurati. Perché abbiamo il mercato chiuso noi. Mercato Ah, chiuso. come fai a Quindi. dirlo? Non è così, il 20 apre, come fai a Ma dire per mercato noi. Però non apre neanche. E quindi rimanete J-Pata in ADA praticamente. Ah, allora, veniamo al J-Pata, dunque. ragazzi, è il giocatore più forte della Got League. Grazie Cazzo. mille. Quando Sono voglia, d'accordo. per dire questo bisogna Ragazzi, io ho drogarsi. giocato contro J-Pata. È Bisogna veramente, drogarsi. veramente il più Posso forte capire che tu dici tra i VIP è il più di tutti. forte, No, no, però. io no, non parlo dei Io professionisti. sono Parlo d'accordo con tra i Flavio, comuni però mortali. se J-Pata è mettono il più forte di tutti. Ragazzi, mi dispiace solo che tira la carretta, non dico da solo, ma quasi, ma ci ha messo Bravo, bravo Flavio. ragazzi, ma J-Pata è fortissimo. Io ci ho giocato contro J-Pata, Ma ragazzi, voi per che avete parlare. di forte? Avete Guarnaccia che è forte, Brivio, Allora, ragazzi, oggettivamente Passariello è forte, è una anche squadra più Colnaghi è completa. Monte Aperto. Fate parlare Pata che non ha le cuffie, quindi non si sente se li parliamo sopra. È una squadra costruita per giocare di squadra, cioè Guarnaccia è uno che la butta dentro, è uno che fa anche la fase difensiva. Brivio è uno che ci dà, è un giocatore quadrato che in difesa ci può dare stabilità. Anche Cristian, Passariello, comunque sono giocatori che giocano al servizio della squadra. No, Poi Gunther, Monte Aperto, anche Gunther, Monte Aperto mi piace molto. un po' come il Sassuolo con Domenico Berardi. Tu sei il Domenico Berardi, il resto è Sassuolo. Ma Vedere. scusami, Andy, quindi a te c'è cos'è che non ti piace dell'Eternals? No, a Non ho me capito. piace J-Pata come calciatore, ci mancherebbe, nel senso, è uno dei calciatori più decisivi, secondo me, da Got League. E il resto, però, è lui nel deserto. Io da una squadra che
che ha un giocatore così, che riesce a convincere un giocatore così a venire a giocare per loro, mi aspettavo che Andy, scusi, io quindi deduco che venerdì, se lei giovedì, che lei è un grande tecnico e ha una squadra seria, una squadra basata su un calciatore la deve asfaltare giovedì. Chiaramente noi mi sono perso una cosa, perché come mai una squadra al deserto? Se una squadra al deserto si trova secondo a 7 punti. Vabbè, ma questo... non glielo spiega a Andy, aspetta, te lo spiego io, aspetta che te lo spiega, vediamo che ragazzi, allora se tu avessi visto le partite avresti capito. No, non ho capito cosa hai detto, Pata. Ho un annuncio da fare. Azzo. Cambi squadra? Non io, però ragazzi, stamattina mi sono sentito con un presidente, abbiamo avuto un colloquio, io sono in buoni rapporti con questo presidente e io ho affidato un giocatore che ho scoperto io, il suo nome Manfredi, ascolta bene. No, Moreno. No, io ho capito chi è. Moreno. Perché hai fatto questa cosa? Moreno. Molto pe, lo vuoi dire? Dai, dillo. È Moreno. No, non è Moreno. Gli ho dato un difensore clamoroso. Ma clamoroso? Clamoroso difensore. VIP? È a King Ash. Ma non lo sa, il mister non lo sa. Almeno se lo manda a Enerix a fargli pisciare il cane. Tu veramente non sai neanche che giocatori ti prendo. Ascoltatemi bene. La mia squadra, per nostra politica, ascolta, cretino, politica, sì. È impossibile parlare così, Noi non annunciamo nessuno via social, perché noi ne abbiamo cambiati 5 giocatori. Non annunciamo i nostri trasferimenti perché abbiamo paura che poi arriva Penguin e ce li frega. Quindi noi facciamo un cazzo. Vabbè, questo io, se è quello che ho capito io, non credo che ti sarà fottuto. Scusate, ma, no. Ma tu lo sai, o no? Quello è il discorso, lo sai o no? Io non parlo dei trasferimenti in questa non serie. Devi annunciarlo, è un'altra cosa, lo sai o no? Perché se non rispondi è come se non lo sai e sei un fantoccio messo lì per fare il pappagallo. Vabbè, del presidente. Posso dirlo chi è? Lo sai, lo dica, o non lo sai? Lo dica. Ti avevo... è molto vicino. Molto vicino all'acquisto del difensore Carlo Ferrari della Play to Give. E chi è? Sì, in arte è accesso pubblico? No, Carlo è quello tutto pompato, non so se te lo ricordi, la Play to Give. Perché è uno con i muscoli che assomiglia a Ibra? No, Ibra è un altro. Carlo è Carlo. 1,90 m, pompatissimo. Sì. Potrebbe dire la sua. Ma potrebbe dire la sua a 7. Cerca un attimo, Manfred. Siamo a posto noi. Cioè, quindi non ha un gra. No, se l'hai data un'altra squadra, immagino che sia proprio un fenomeno. No. Io ho dato Moses Sanchez, Andre. Io ho dato Moses Sanchez a Insuccio. Parliamoci chiaro. Azza. Moses è fortissimo. E per me è fortissimo. Io l'ho dato a Insuccio. E come mai l'hai dato a Insuccio? Ma perché secondo me la squadra Eternals, ad oggi 7 punti, seconda sotto solo i Redlock, è una squadra che sta benissimo, ne vedremo delle belle, io vi dico che ne vedremo delle belle. Ma secondo te una puntina lì a darti appena un po' più una mano? Perché poi davanti chi giochi davanti? Con Pasariello ancora? Ad oggi, Guarnaccia. Ad oggi no, Guarnaccia. Noi giochiamo Guarnaccia con una punta centrale, c'è o Ale Della Giusta o Pasariello. Allora io non cambierei nessun mio giocatore con nessuno, però l'innesto di una nuova punta nel mercato di gennaio o di che cazzo è, cioè nuovi draft, magari trovare un draft buono. Io nome ce l'ho già, Pata. Migliorati, secondo me è sprecato nell'Olimpo, che il Mucciaccio si è fatto tanti gol. No, ma noi non vogliamo comprare nessuno delle altre squadre. Posso chiedere a J-Pata se Nick Pirlo è ancora nella lista?
Nick Pirlo è ancora dentro, sì. Perché lo vuoi? No, io chiedo. Ho visto che l'altra volta non c'era. L'altra volta non c'era per impegni personali, questa volta dovrebbe esserci, sì. Io voglio chiedere invece una domanda più pungente a Patacchini. Secondo lei è meglio essere allenati da Chiaramonte o da Andy Nine? Che è una domanda abbastanza... Ma Andy Nine non ce l'ha mai avuto, come fa a dirlo? Ma c'hanno anche l'altro, Mister Zona c'hanno anche. Noi abbiamo come primo Umberto Chiaramonte e come secondo Deca Mister Zona. E ti dico, Umberto Chiaramonte è una buona guida. È una buona guida. Vabbè, dai. Sai cos'è? Devi dire per forza così. No, da qua fa niente che è il mio manager che produce le mie canzoni. Come fa niente? No, però lui di calcio sicuramente ne capisce molto meno che di musica, o che comunque del suo lavoro. Sì, questa è musica, è un fenomeno. Però e sarebbe tutto strano il contrario. Richiedo pubblicamente che mi faccia che mi sproni un po' di più a far meglio. Lui mi insulta dalla mattina alla sera e basta. Solo insulti. Ho bisogno di essere valorizzato, Umberto. Ma come mai, Jay Pata, invece i tuoi compagni, cioè reagisci sempre tu alle provocazioni, invece i tuoi compagni non si vedono mai? Anche oggi ci hai messo la faccia tu e non i tuoi compagni o il tuo mister. Io voglio vuoi essere... sapere cosa mi ha risposto Chiaramonte quando l'ho invitato? Allora ha detto: chiedi ho una call con Bernardeschi. Oh, ma voi giocate anche... contro gli Eternals, Pata? Contro i Redlock, scusa, i Brancos. Minchia, che partite per voi? Noi la prima partita di dopodomani con i Redlock. No, Pancio, ti sei confuso. Hanno gli Oregon e i Redlock. I Brancos ce l'hanno la prossima giornata. Sì, Oregon e Redlock. Noi abbiamo Redlock e poi Oregon. Ma la tra prima altro, Redlock. Tra l'altro voi alla prima partita con Redlock li avete messi ragazzi, sono poi, stanco. Poi sei impazzito tu, l'avete persa un po' per colpa tua. Te lo dico, Pata, perché secondo me se tu... Attacco di Harry a Jay Pata? No, non è un attacco, però secondo me... A me dispiace che ogni volta che magari io sbaglio qualcosa... La squadra perde perché è colpa di Jay Pata. Se io invece faccio qualcosa giusto, la squadra vince perché grazie a Jay Pata. Però in realtà, cioè nel senso, Guarnaccio la butta dentro e gli errori li faccio solo io. No, io non ho abbandonato. Sì, ma se li levi Jay Pata, quella squadra fa... L'altra volta ho dato merito a Jay Pata. Cioè, secondo me se Pata ha voglia, mette la voglia, secondo me è il giocatore più forte della Gold League.